io ho fatto la videochiamata con questo video, io non so lui come abbia fatto. Io vedevo lui. Parlava. Monica è finita nella rete dei truffatori online un anno fa. Sono stata contattata su Instagram da questa persona, lui mi parlava in inglese, io un po' lo masticavo. È iniziato tutto con un semplice ciao, come sei carina, eccetera, eccetera. Io gli dissi che mi stavo separando. Dalle foto, era un ex modello di 50 anni, mi sembra un bell'uomo. E quindi lui ti diceva di essere Sì. quest'uomo qui. Però si era spacciato come americano. Quali sono le emozioni che ti ricordi di quel periodo? Lui è riuscito proprio a prendermi di testa, cioè lui mi ha preso e mi ha fatto veramente innamorare. Lui mi diceva cose, io facevo esattamente quello che voleva lui. Questa diceva che era sua moglie morta. Dopo poche settimane le cose cambiano, comincia la richiesta di denaro. La prima volta che mi ha chiesto i soldi, nel giro di un mese che ci conoscevamo, lui appunto mi disse che lavorava in una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Sua figlia era in vacanza, non ricordo dove, e gli hanno rubato appunto la borsa con i soldi e tutto. Ti prego, mandagli 500 euro, almeno si compra il telefono. E io come? Ma non hai la carta di credito, non puoi fare un... No, da qua non si può, insomma, poi te li ridò e quant'altro. Quanti soldi hai perso in tutto? Totali sono 3.500 euro. Il problema è che da lì, nei giorni successivi, mi ha chiesto 30.000 euro. E io mi sono impanicata e ho detto io non li ho. Da lì è venuto fuori proprio le minacce. Sappiamo dove abiti, ti veniamo a prendere i bambini, ti pentirai amaramente, dacci i soldi, eccetera, eccetera. Ti adesca una certa persona, quando tu sei bella intortata, girano tutto a questi criminali, perché sono tutti complici. Come hai gestito quei momenti, quei mesi, insomma, difficili comunque? Anche la madre, perché hai due figli piccoli. Purtroppo non c'ero. Quello è stato bruttissimo. Purtroppo loro mi dicevano: mamma, sei sempre al telefono. E io purtroppo è la realtà, perché poi i bambini, soprattutto quando sono piccoli, si rendono conto tantissimo. Era una mamma assente.